E salve a tutti ragazzi e bentornati su Smite. Oggi giocherò Neath in solo lane. Neath è una di carry che per la gran maggior parte, per la stragrande maggioranza del tempo di Smite, è rimasta sempre molto in meta, è rimasta sempre molto forte. Come potete notare in questa partita ho startato senza aver già preso lo starter perché vorrei parlare un po' del Golden Bow e del suo stato attuale e che del fatto che nella prossima patch ancora non sarà nerfato. Allora, il Golden Bow attualmente è probabilmente l'item più forte sugli AD carry, questo è quasi certa come cosa, ed è fortissimo anche su una quantità di day che vanno in solo lane. Come ad esempio Bagasura, come starter, riesce ad avere un Capracan Volo Tyr in solo lane. Mazza che brutto, via via. Non mi piace per niente. È fortissimo su una serie di assassin che in solo lane hanno una vita facile grazie al Golden Bow perché ciò gli permette di avere un push che è alla pari, se non superiore, a quello dei Bruiser con le skill. Di conseguenza riescono a creare la lane molto semplicemente non possono essere distrutti o comunque lasciati indietro in lane dalla potenza superiore dei Bruiser early game, e di conseguenza, equiparando il loro early game con quello dei loro avversari, riescono a dominare l'intera partita, perché successivamente gente come Baga outscala pesantemente praticamente ogni dio della solo lane, e per quale motivo dovrei attaccare io per primo? Grazie mille. Certo, magari non è la cosa più forte del mondo su una Neath solo lane contro un Tyr, magari un Tyr poi livello 10, ma quelli là sono cose secondarie e meno importanti. Sto attaccando, grazie. Però non voglio tankare. Ecco, appunto. Dicevamo, signori. Non morire, no, non morire. E poi i crit sono veramente qualcosa di stupido. Guarda, ti posso kitare da qui fino alla fine dei tempi. Prego, prego. Certo, se non avessi. Quanto pingo? 150? No? Volevi. Prego, prego. Vai. Grande fight, signore. Vabbè, però, eh. Cioè, rendiamoci conto. Della quantità di gente che non è venuta in solo lane, anche se. Questi qua sono rimasti per un bel po' di tempo. Quel tir sicuramente ce lo saremmo potuti uccidere se fosse venuto Ade un po' prima, diciamo. Vabbè. Lasciamo perdere. Chiaramente ora il lane non potrà venire, almeno spero, perché sarebbe un po' stupido da parte sua. Quindi spero se ne vada dalle palle e ritorni quando avrà finito la sua. Di rifarsi la sua vita in base. Certo, magari. Se Bagasura non fosse tornato, comunque saluto nel frattempo Davide che sta giocando a Wii e Relaki che è Bagasura, appunto. Probabilmente non sarebbe morto se non fosse tornato in partita, anche perché io li potevo kitare senza problemi lì, senza che loro mi potessero attaccare, grazie alla prima. Detto ciò, un'invasione veramente ridicola. Il Golden Bow, oltre a tutto questo, non è un item scarso come starter perché all'ultimo livello tira anche Movement Speed, quindi alla fine non ti rende più svantaggiato rispetto al tuo nemico perché ti riuscirà ad outrunnare con molta facilità come molti altri starter del gioco, ma non solo ti dà attacchi base ad aria che. No, grazie. Che ti facilitano la vita, ma tira anche crit chance e movement speed. Di conseguenza, potrete scappare con, diciamo, mediocre facilità, sicuramente molto più facilmente rispetto ad altri starter. Potrete, se avete fortuna, chiaramente distruggere il vostro nemico con una serie di crit ben piazzati. Questo soprattutto con dei come Baka, che oltre ad avere oltre alla crit chance hanno anche un true damage gratuito. Signore. Vabbè, dai, sì. Ora inizierò a parlare di Neath, appena questo qua si leva dalle palle. Bene. Ancora. E basta. Sì, è retreat, c'è questo. Non è che rimango lì ad attaccarli, cioè non ho capito questo retreat, inutile. Ok, se lo fa? No. Posso venire, però sono un attimino lento. Guarda che faccio. Ok, Quanto per un anno. Comunque, detto ciò, ho finito questo rant sul Golden Bow che probabilmente verrà nerfato tra due patch, almeno spero, perché sarebbe un po' stupido altrimenti. Inizio a parlare delle skill di Neath. La passiva di Neath sono dei cosi che ora vi farò apparire sulla mappa il prima possibile, grazie mille. Quello là. Quella cosa che vedete per terra lì è la passiva di Neath. Sono fondamentalmente dei. Grazie.
Ok, inutile. Perfetto. Sono fondamentalmente dei weave, che non so, dei cerchietti per terra, che danno degli effetti speciali in più, extra, alle skill di Neith. Ad esempio, se vi tirate la prima o la ulti... Se tirate la prima skill o la ulti nel... Ok, non c'è, stranamente. Evidentemente hanno perso tempo a farselo. Chiaramente ci hanno pure invaso. Se tirate la prima o la ulti sul cosetto per terra, riuscirete a farlo esplodere e fare un danno ad area. Nel caso della ulti farà un danno gigantesco che prenderà fondamentalmente metà lane senza problemi. Mentre nel caso della prima potrete fare il doppio danno, cioè oltre a colpire con la prima skill, che è un semplice root a proiettile in linea retta, potrete fare esplodere il cosetto per terra, il cerchietto per terra, e fare nuovo danno, fare danno nuovamente, non fare danno una volta sola. E questo è chiaramente il modo più facile per clearare la wave che ha Neith. Quindi ciò che fate è andare qui con la vostra terza, tirate la prima e oltre a prendere tutti quanti, grazie mille però non mi hai preso, mi dispiace dir. Oltre a prendere tutti i minion con la prima, li farete anche esplodere con il cerchio per terra, clearando anche a livelli bassissimi molto facilmente la lane. Io me ne andrò in base perché tanto qui non ho molto da fare, anzi no, lui c'è, quindi boh, clear la wave e me ne vado. Anche se ho paura di un po' di imbats in realtà, perché non lo vedo sulla mappa da un pezzo. Non è molto... No. Ah, così proprio. Beh, grazie, ok. Come ti pare, eh? Tanto il mio coso dura un bel po' sulla mappa, quindi non ho necessità di andare lì a clearla subito, anche perché io sono range e ho detto no. Ok. La prima skill di Neith, come già detto, è se invece li tirerete la seconda skill sopra, prenderete un bonus della vita che vi ridà indietro, di cui ora parlerò subito. Allora, la prima skill di Neith è, come detto prima, un root che fa danno in linea retta. Molto semplice, niente di che. Una delle skill più forti del gioco, in realtà, soprattutto per quanto riguarda i duelli con gli altri AD carry, perché tenendoli fermi, chiaramente loro non potranno alloggiare i vostri basic attack, e considerato anche che ha una durata di ben 2 secondi, fare un 1v1 con loro sarà reso molto più semplice da ciò. Molto più semplice, magari, di una seconda di Anor, perché la seconda di Anor necessita di un muro che è posto dietro ai nemici, e comunque... O comunque del pillar, perché è l'unico modo per poter suonare gli avversari. E in ogni caso, lisciando la seconda di Anor... Ho sbagliato a livellare, chiaramente bisogna livellare la seconda dopo la prima. E chiaramente filando la seconda di Anor finirete per salvare i nemici al posto di fargli danno extra. Mentre, se non hanno pochissima vita chiaramente, mentre invece la prima di Neith può essere tirata tranquillamente anche normalmente, senza, in mezzo alla lane, senza problemi. La seconda di Neith è invece un'area target a cerchio, circolare. Missa questo intanto, vediamo. Vedete il clear con il Golden Bow, che altrimenti non avrei neanche lontanamente. Ok, fai tutto quello che ti pare, dai, prendimi. Volevi. Tanto, sentirla. Crittato anche di culo, vedete lì altro vantaggio assurdo del Golden Bow. E detto ciò, la seconda cura Neith e fa danno ad area. Inoltre tutti i nemici all'interno della seconda, tutti i nemici dei chiaramente all'interno della seconda che verranno colpiti, otterranno un debuff dell'attack speed del 30%. Molto forte come skill anche questa, perché gli permette di avere un sustain che è superiore a molti altri AD carry del gioco. Pochi AD carry hanno il lusso di avere una skill così semplice come per il sustain. Il massimo dei nemici che ti possono ridare la vita all'interno del cerchio è 3. Sia 3 minion o sia 3 day. Comunque il danno verrà applicato a tutti quanti. La terza di Neith è invece uno tra gli sprechi del mana più migliori del gioco, o peggiori in questo caso. Oh, ancora mi segui proprio così. Tieni. In mezzo ai minion ti fai, no? Non mi fai paura. Un altro attacco base, no, eh? Ho paura di non ucciderlo. Anzi, quasi sicuramente non lo ucciderò. E poi anche perché lui si rifà la vita. Ok. Beh, così sei un pirla, però. Così è troppo facile. La vita. Chiaramente la seconda... Oh, porca. Vabbè, questo... Potevo anche fightarlo, però l'avevo ucciso. Vai. Scappi, eh. Cosa, ti sei reso conto che non mi puoi fightare? Va bene. Chiaramente la seconda vi potrà far sprecare... No, non te ne andare, peccato. La seconda vi può far sprecare i weave che avete per terra e quindi va usata con cautela, cioè è meglio non sprecare i weave a meno che non abbiate proprio veramente bisogno di vita, allora in quel caso sì, è chiaramente vale la pena di consumarli.
Allora, prendiamo un 9-6. Così, tanto per. E la 3-6 Nith, dicevo, è uno tra gli escape migliori del gioco, perché potete, oltre a far danno chiaramente all'avversario, andrete all'indietro mirando verso di lui, il che vi permette una libertà maggiore rispetto a molti altri leap del gioco, con i quali invece dovreste fare un giro di 180 gradi con la visuale e saltare, decidere di saltare e poi saltare. Chiaramente questo vi può portare, se siete posizionati in maniera sbagliata, a saltare addosso al muro, ed essendo che la 3-6 Nith non oltrepassa i muri, attenti. Mi spiace, non l'ho chiamata, però. Non l'ho chiamata, però. Non ho fatto in tempo. Non stavo in lane, in realtà. Devo rompere le palle, grazie. Per non venire qui. Ok, perfetto. Non può oltrepassare i muri normali della mappa, ma può oltrepassare i muri creati dai giocatori, come ad esempio la ulti di Odino. E quindi è molto forte, però ha anche lui i suoi limiti. E l'ho lisciata, ma tanto non importa. Ciao. Talmente fidato che non mi importa anche se le sciomma prima. Detto questo, molto veloce, chiaramente vi permette di reagire istantaneamente, anche in particolare se avete l'instacast sulle skill. E inoltre no, anche una seconda. Ci sta. Ah, quanta vita? Ok, tieni. Tanto per rompergli le palle. Dai, l'ho stunnato e non è riuscito a ucciderlo ugualmente. Perfetto, ha tirato la ulti ed è scappato. Seriamente pensavo lo uccidesse. Vabbè. Inoltre vi permette di fare un danno assurdo con appunto, come detto prima, con la combo terza prima. Quindi, avendo anche una seconda. Un secondo utilizzo, io lo reputo veramente uno tra gli escape più forti del gioco. Detto questo, riprendo il blu perché è molto semplice la cosa, perché sto stravincendo. La ulti poi è la prima skill globale, credo, rilasciata dalla Erez. Ed è una skill a target molto semplice da usare, una delle skill appunto che mi piacciono di meno in tutto il gioco perché sono prive di mira al loro interno, cioè non hanno nel tiro della skill non c'è alcun tipo di mira che va utilizzata per colpire l'avversario e per applicare lo stun che ha la freccia effettivamente. È una skill, detto questo, infatti, vorrei specificare che lo stun della ulti però non è uno tra i migliori del gioco, certo 1,5 ed è necessario che sia così perché io ti tiro una terza col cazzo che venite. Ok, ho lisciato tutti non so come. Ah, così proprio, madonna, poco fiddato, quant'è? Ah, 4-1 un bazzo, ok, ecco perché, pensavo fosse meno fiddato. Perfetto. Forse sarò fiddato col cazzo che mi avrebbe ucciso, gli ho detto questo. Allora, finché scostano una madonna, come sempre. Sanctuary. Apollo Rygin. Oh, quasi quasi. No, però sprint, dai. Si può schivare allo stesso modo la skill di Rygin. Fagli danno così uccido? No? No? Dai. Fagli danno a tutti e due così li posso ammazzare. O almeno uno dei due muore di sicuro, no, eh? Ne, volevi. Che palle. La ulti di Nith in cosa consiste? Consiste nel fatto che è buggata se premete 4 e tasto destro allo stesso tempo, infatti Nith arriverà in questa stance completamente idiota e non farà assolutamente nulla. Vedete? Esatto. Potete tecnicamente tirare la ulti anche da qui, però non ve lo consiglio perché potrebbe buggarsi e non caricarsi come dovrebbe essere. Nith fondamentalmente si piega per terra e inizia a caricare la sua freccia. Se la tirerete istantaneamente farà meno danno, mentre se la invece. Eh sì, è come d'aiuto. Guarda come stai messo. Vabbè, però c'è. Un po' schifoso. Please. Ok, l'ho preso. Vorrei ucciderli. Boom. Easy. Perfetto. Thanks. La ulti Nith consiste nel fatto che Nith si piega per terra. Inizia a caricare la sua freccia. Se la caricate di meno, non farà lo stesso danno e stunnerà per meno tempo, mi sembra. Sì, non è specificato nella skill di quanto in meno. Vabbè, chiaramente, però, immagino sia un contatore da 0 a 100. Questo 0 a 100 indichi. Non 0 a 100, partirà, non so, da 50 a 100. E questo 50 indica il 50% del danno e il 50% dello stun, immagino. Comunque, sarà sicuramente qualcosa di questo tipo.
Mentre se invece è caricata al massimo farà un danno di 490, che è veramente alto per l'assettare gli dei nemici, e stunnerà per 1.5 secondi. Come detto già prima, questo stun non è uno tra i più alti del gioco per essere una ulti, però è necessario che sia così perché la ulti è veramente facile da tirare e c'è quasi fondamentalmente zero counterplay, a meno che voi non riusciate a uscire dalla visuale di Neith. E questo? Ok. Tanca un po' tanto. Ops. Aia. Ops, ho fatto un backflip un po' schifoso. Non sarei dovuto andare lì. Vorrei call quel Cabra Gun, però è troppo rischioso. Anzi, è troppo rischioso stare qui in generale. Fermati. Via. Via, 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 via. Fuga, fuga, fuga. Fugotto clamoroso. Grazie. Grazie mille. Perfetto. Dove sta andando Bagasura? Retreat! No, please! Aia! Quanto lo vedo male. Aia. Ah, male, male, male. No, grazie. Oh, ma la torre non ha HP. Perfetto. Non avevo completamente missato il fatto che la torre non abbia HP e che mi stiano venendo da dietro. No. No, no, no. Guarda, preferisco muoio la torre. Tanto un attacco base di chiunque sarebbe andata giù. In ogni caso. Detto questo, sì, la ulti di Ninith ha veramente poco counterplay, quindi è meglio che sia così, anzi, forse andrebbe un attimino aggiustato quello stun, perché comunque in teamfight se riuscite a landarla su un Weave, comunque avete culo, che un Weave si trova in quella posizione e che voi riusciate a landarla, vediamo se ce n'è uno nella mappa a cui posso mirare, no, non ce n'è neanche uno, vabbè, peccato, perché volevo mostrarvi l'area, la dimensione dello stun, è veramente gigantesco, quindi meglio che sia così, anzi, forse anche meno sarebbe ancora meglio. Mi prenderemo la Transcendence se fossi in duo lane, però essendo che sono in solo lane mi prendo qualcosa di più scarso. No, volevo dire qualcosa di diverso. Tipo Nasi. Ok. No, e se non mi dai Vision non ti posso dire niente. Chiaramente la ulti di Neith può essere utilizzata per aiutare le altre lane quando siete dai, facci. No, non me la dai la Vision, non me la dai, quindi no. Ok. Sono cattivone però. Vabbè, se mi fai così però, che ti posso dire? Non ti posso dare una mano. Si può essere usata per aiutare le altre lane o con la scusa di aiutare per lastittare tutte le kill dell'universo. E quindi questo è un altro modo per fidarsi che è Neith, molto semplice. Letteralmente lastittando e basta. No, volevi. Volevi però no. O forse sì. Via. Morite. Crepete. Inoltre il Golden Bow è un fortissimo perché dota qualsiasi dio privo di danni ad Aoe. Di danni ad Aoe, appunto. Vai, attaccateli. No? Fate qualcosa. Ma perché non attaccate? Dai! Ingaggiate! Cioè, se vedono l'ulti di Neith, una cosa che potete fare, che sarebbe molto intelligente fare, è se vedete un ulti di Neith, ingaggiare, perché probabilmente la tirerà. Se vedete che vuoi ingaggiare. Se non lo tirate, è difficile che io vada lì e decida di attaccarli, perché non mi converrebbe, chiaramente. Dead, ne prendo tutte io, niente. Mi dispiace, sono un po' triste. Ah, la torre left è full vita. Ok, allora andiamo male. Non so, non essere metà vita o meno. Volevi, guarda che faccio. No, volevi. Non mi venire dietro, grazie. Vai tu con la tua ulti, buga, fateli tutti. No, però tira la ulti, no? Tira la ulti, così non può usare la sua terza per scappare. La ulti di Bug applica un cripple e può essere utilizzata per, appunto, evitare la fuga dei nemici. Oltre a sloware. E non vedo niente. Veramente ci vuole 20 su 10 di occhi per vedere che caso che stia succedendo. No, mai. Neanche se mi paghi, Surreno, che siamo 12-21. Il loro team, composto da Bats, Tyr, Apollo, non è forte quanto il nostro late. Per il semplice fatto di avere un Bagasura in team, anche se sta andando un po' maluccio. Importa poco, basta che arriviamo a 40 minuti, full build tutti quanti. Possono fargli poco contro. Certo, se ci arriviamo a quel punto della partita, certo si intende. Guarda quanto volevo. Mi ci fa rimanere male però se mi dice così. Guarda, io ti continuo a tartassare.
Boom, sì, vuole schivarla, non ho capito. Sì, si può andare effettivamente a sinistra e a destra, mentre Nith vi mira con la ulti per provare, per cercare di evitare la freccia, perché effettivamente bisogna mirare, quindi almeno per far partire la freccia, di conseguenza è possibile che il nemico missi, però le chance sono talmente basse che non ne vale neanche la pena. Devo solo far perdere tempo. La smetti, grazie. Tanto fidato questo, via. Via, la mia vita. Ok. No. Ci sta andando seriamente. Ma se riesce a farsela, tanto di cappello, eh. No, così no. Non ci sarei arrivato con la prima. Buono. Io gratuito. Perfetto. E tu però non mi rompere qua. Aspetta, si è liberato dal root senza problemi. Che cazzo? What? Baka? 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 Baka. Baka. Ok. Allora, di che altro possiamo parlare in questo momento? Nella prossima patch verranno fatti. Verrà fatto un buff a Bakasura. E io ve la lascio così. Cioè, intanto digerite la cosa. Verrà buffato Bakasura. Nel senso, non è un buff grandissimo, è un buff piccolo, che significa che con la seconda potrà mangiare la fenice... La fenice? Non potrà mangiare la fenice, per fortuna. Potrà mangiare l'arpia centrale, anche se è full vita. Dai, dammi vision! Ok. Ti prego, prendilo. Preso. Perfetto. Boom. Bellissimo il suono comunque della multi di Nith quando riesce a colpire. Potrà mangiare la fenice centrale senza effettivamente colpirla e portarla sotto il 20% degli HP. 20 o 30%, non mi ricordo esattamente. Comunque è molto forte. Perché non è compreso bene e spero che non sia così. Però potrebbe essere che lui riesca a mangiare anche i mid camp. Che sarebbe veramente forte come cosa, perché in jungle lo rimetterebbe veramente in una posizione... non mi colpire. Aia, scusatemi tutti, mi sono fatto colpire, colpa mia, mia colpa. Ok, vabbè, io un coso lì te lo metto ugualmente. Tanto perché rompe, lo so. Volevi, guarda. Non farti colpire. Grazie alla terza di prima. Dalla terza di prima, la terza di Nith potrete chiaramente... zonare gli avversari con una facilità clamorosa, perché tutti hanno paura della combo 3-1 di Nith, perché è notoriamente una delle combo con il più alto danno del gioco, con il più alto danno del gioco. Anche una delle più semplici da effettuare, chiaramente. Vabbè, non dovevo aspettare che... No, non voglio rimanere lì, è una posizione un po' di merda. Sì, ma... Non riesco a capire questa teamfight, come non abbiamo ancora vinta, visto che siamo 3 contro 2. Adesso non più. Raga, ma seriamente? Attaccate! Cioè, eravamo 4 contro 2. Come non li avete uccisi? Dai, per favore. Prendi una ult. Ma tirgli una ult. Ult. No, non ce l'hai. No, volevi. Ce l'avevi in realtà, però mi hai tirata. Maledizione. Vorrei fare un attimino un po' più di danno. Però, arriverà. Nith in realtà è sempre stata un'icona di Smite, più o meno, perché è sempre stato un dio di reference, un dio di... come si può dire? Di paragone per definire come dovrebbe essere un dio più o meno bilanciato, perché effettivamente è sempre stato... Ha ricevuto pochi cambiamenti nel tempo ed è sempre stato uno tra gli dei più bilanciati del gioco. Né troppo rotto né troppo scarso. Grazie. A differenza di molte altre release successive. Che palle, pure Raijin. Ok. Io vorrei stare dietro in realtà, non davanti come di carry. Però voi fate quello che vi pare, non vi preoccupate. Ai, ok, no. Non fate quello che vi pare perché mi ammazzate così. Dai, grazie. Ah. No, volevi? Non l'ha ucciso, seriamente, guarda quanti HP è rimasto. Dai, ammazzatelo, grazie.
No, siamo seri. Ok, grazie, morto. Perfetto. Assist. Per quale motivo? Ma tanto che cosa volete fare? C'è ancora la cosa. C'è ancora la torre up. Vabbè, ha poco senso, vedete. Maria Tir. Ok, prendiamo una torre. Però è effettivamente meglio di una torre. Di queste torri. Un attimino, eh. Grazie. Please. Le cose, il target. Grazie mille. Ok. Va bene, è uno spreco ormai il Fire Giant. Ce la facciamo a malapena proprio. E se andiamo ora istantaneo? E invece no. Dammi i soldi. Ok, ma Whis lo sta facendo da solo? Sì. Atena e gli altri? In particolare Atena. Sai che una cosa. No, ulti inutile. Sta targettando me per motivi. Che spreco. Ma hai voluto fare prima che Rama in 4. Awesome. Che spreco inutile. Perché attaccar l'ora? Guarda. Guarda come dargli un fargent gratuito. Ottimo. Complimenti. Che perdita. Che vergogna. Veramente una... Un call veramente schifosa. L'avremmo voluto fare prima... Che è di attaccare la mid lane. Perché in quel caso a quel punto non avrebbe avuto più senso dopo. Guarda che siamo andati in due all'inizio. Ma che rompicoglione questo. Che difficile. Signori. Grande, grande. Bella la testa skill che non si può scrivere. Ottimo, chiaramente. non riesco a capire. Cabragan, signori, andano un po' FK. Volevi. Guarda che faccio. Io vorrei che qualcuno mi aiutasse a uccidere Apollo in realtà. Però se potete fare cosa, vabbè. È certo che non lo possiamo uccidere a lui. Non tirare la ulti? Non tirare la ulti? Bene. Perfetto. Allora, vediamo. Questa partita la vedo veramente male, anche se dopo quella sconfitta schiacciante al Fire Giant. Però non è detta l'ultima parola, potremmo ancora farcela. Ade già inizia, se Ade riuscisse a tirare una bella ulti, visto che non tutti possono scappare, almeno Cabragan e Apollo, Cabragan... Ambazzo, Tir e Raichen. Sì, ok, non possono scappare tutti, che cosa ho detto. Chiaramente è riuscito a tirare una bella ulti con almeno metà del loro team senza escape. Potremmo farcelo. Ma lentezza. Ma le cose, la terza non ce l'ha. Raga, cioè, perché vorrei tankare io? Madonna, santa. Ok. Forse il Beats non li avrei dovuti tirare, però non li ho tirati intenzionalmente. Vai, muori? Perfetto. Quella sarà veramente una call del cazzo. Spero di aver... Abbiamo preso la call Fury, spero. Non lo sinceramente ero un po' troppo impanicato a scappare, però spero di averla almeno presa, almeno possiamo dire di avere un gold più o meno... Meno distaccato dal team avversario, perché tanto non ci arriviamo neanche vicino, quindi... No. Mi sa che non l'ho tirato per te quella terza. Vedete il danno ad area che riesco a fare al team nemico senza neanche colpirlo, colpendo letteralmente i minion e basta. Bagasura dovrebbe riuscire a farsi almeno tier, spero. Non so. Oh cazzo, quello ero io. Ah, donna. No grazie, lo pensavi? Questa lo potremmo vincere. Tira la ulti, ulta. Ade non ha la ulti, perfetto. Va bene, la ulti però di Awi ci stava sicuramente. Che altro dire? Skadi è stata nerfata nell'ultimo patch, chiaramente nerf vergognoso, cioè era una cosa completamente insufficiente. Nella prossima patch poi
A parte... Oh, danno. No, 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 no. Mamma mia. Abbiamo perso una dei... Probabilmente il l'engage migliore del nostro team dopo Atena. Così, senza niente, per nulla. Guardi quella tutta speed schifosa. E non... Perché si è suicidato? Vabbè, si è un po' suicidato. Che cosa sta facendo Ade? Signori, ma perché vi fate uccidere tutti da pollo? Ma comunque, cioè, da solo, letteralmente ha tirato due attacchi base e l'ha stittato perché la Fenice aveva fatto tutto il resto del lavoro. Ok. Il nostro team? Ok, Bagasure sta facendo i campi, quindi andatevene. Prima di arrivare l'intero team avversario. Non mi ricordo sinceramente chi altro venga messo a posto nel prossimo, nella prossima patch, però sono sicuro almeno del... Oh, di Bagasura della... Cioè, per fortuna non mi ha preso perché Atena mi ha salvato. Cioè, così mi ha salvato anche... No! No! Temo proprio che Apollo ora tirerà la ulti e mi ucciderà. Non mi tirare niente? Grazie, grazie mille. Beh, un po' di culo ci sta anche, dai. Quelli stanno fondamentalmente dentro al titano. Ok, è morto. Almeno quello. Oh mio Dio, siamo seri. Morto. Beh, almeno ci sono di che. Ok, complimenti alla mia terza. Allora, prendiamo lui almeno. Più vicino. Muore, che? Muore, sì, è morto. Perché non ci vai dietro? Perché vai dietro? Vai, no, ti prego, perché fuggi? Come ti avrebbe ucciso mai Raichen che sei Atena full HP? Non ti avrebbe mai fatto niente, dai, siamo seri. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Continua a stare dietro finché non hai abbastanza... Attack Fire Giant! Con tir vivo tra un secondo e il mezzo team mio nostro... sì, il mezzo team nostro morto. Mezzo team significa la di carry, perché fa praticamente il danno di tutti gli altri. Se attacchi, magari io non voglio tankarlo, no? Cioè, hanno il ward dentro al nostro culo, perché fare questa cosa brutta? Che culato, però. Forse gli vado dietro, così almeno non viene a rompere i coglioni. Dai, no! Sono morti tutti! Ma me ne sono andato io da solo, cioè... Uno se n'è andato del nostro team, uno se n'è andato del loro team, e quindi muore tutto il resto del mio team, anche se la fight è equa. Sì, ma, cioè, allora... O mi dai una mano, o fai qualcos'altro, perché non puoi scappare e basta. Ma davvero, una trappola? No! E perché gli sei saltato dentro? Signori, ma siamo seri? Va bene, sorvoliamo queste cose orribili. Sì, la difendo, aspetta, da solo? Come? Boh, in qualche modo. Prendiamo un po' di ward. Mamma mia. Allora, che altro si staranno andando a fare? Immagino col Fury a questo punto o tutte le nostre Fenici o qualcosa del genere, perché hanno pochi altri obiettivi. Visto il loro vantaggio è abbastanza ridicolo. Ok, tutti right, perfetto. Se Ade riuscisse a tirare una ulti forte, quando tutto il nostro team è up, e io soprattutto sono lì... Aia. No, 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 no. No, grazie. No, 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 no. No, 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 guarda, sì, mi piace quello che fai, tutti i tuoi, le tue giravolte ora mi piacciono, però non sono un fan così grande, cioè io vorrei tenere le distanze, capisci? Magari rimaniamo amici di penna. Tu muori, però. Tu muori, sì. Non ci mancherebbe che non morissi. Ok, il danno lo faccio ora. Devo farlo alle persone giuste, dico questo. Quello. Oh porco, ho sbagliato io. Avrei voluto farli molto meglio. Vabbè, però, raga, non potete rimanere dietro quando la di carry è quello che fa più danno. Dai, focussate Apollo. Apollo! Appunto, perché tutti sono andati tranne che Apollo che è la di carry? Ma perché queste cose tristi? Sì?
è abbastanza conciso e preciso il messaggio, cioè abbastanza comprensibile. Immagino, cioè non vorrei che sembrasse come un ordine, però è un ordine. E allora io ho fatto la mia parte di danno in quella fight, ma spero di ammazzare due persone, non è che posso fare miracoli. Certo, avessi lendato la prima a suo pollo probabilmente sarebbe morto, quello è stato un errore mio, però insomma, perché non vai su Apollo? Vai su Apollo. Vedi, caspita, vai su Apollo. Vai, vedi che se vai su Apollo se ne vanno. Vedi che scappano. Fossi andato su Cabra Canna, Apollo si gira, ti trava tre attacchi base e morivate tutti. Perfetto. E prendiamo il Sentry. E dai, fammi focussare Apollo. Levati dalle palle. Ok, l'ho preso. Spero che sia sufficiente. No, dai! In tre non sono riuscito a fargli a sufficiente danno da ucciderlo. Prima di tirarsi la ulti. Peccato. Veramente un peccato. Con tanto di ulti mia. Ah. Va bene. Nith. Veramente forte come AD Carry al momento, poi. Non è scarsa per niente. È vero che quasi tutti gli AD Carry adesso sono fortissimi, ma perché lo sta... Perché sta andando da sola e quando invece ci sono io che potrei ucciderli sul serio? Non ci va. Che cosa ho fatto di male? Ok, va bene. Nith, devo dire che al momento, come molti altri AD Carry del gioco, in realtà, come quasi tutti gli AD Carry del gioco, è molto forte. E non me ne volere male, però io me ne andrei. Cioè, mi stai simpatico e tutto, però... no, non l'avevi tirato. Io andrei più su Raichen, però se tu riesci a fartelo, ti faccio una statua. No, invece ho preso io. Pensavi? Ciao? Non serve... Davvero? Enemies in middle lane? Peccato che io non posso ucciderlo perché non faccio in tempo. Sarà qualcuno in base, no? No, volevi che ci fosse qualcuno. Che altro? Vi preannuncio che dopo 45 ere glaciali o qualcosa del genere, dopo gli eoni di tempo, Paz probabilmente tornerà. Tornerà in qualche video, diciamo, più o meno recente, in un futuro abbastanza prossimo, si spera. E niente, forse ritorneremo a fare video come prima. Questo chiaramente se entrambi noi non avremmo secoli e secoli di tempo impegnato. Troppo rischioso. No, volevi. Muori. Perfetto. Certo, avrei preferito Apollo come kill, però... Non male. Vedete che late game comunque se ce la caviamo, se riusciamo a gruppare e fare una fight decente, possiamo vincere. Io ho finito la build, purtroppo, perché altrimenti diciamo che potrei ancora scalare. Però posso prendere la pozza alla 3000, che mi darebbe un altro vantaggio di danno. Però devo stare attento a non morire, perché in quel caso andrebbe sprecata. Ci possiamo andare, lo possiamo uccidere, perché Athena non ci sta andando, non lo so, al posto di attaccare i minion, che chi se... Ok, vai su Apollo, perfetto. Non l'avevo visto. No, non andate su di lui, non l'attaccare, chi se ne frega. Ignoratelo. Dio santo, quanto danno mi fai. Vabbè. Ha tirato il... È stato assolutamente obliterato. O sbaglio. Guarda come mi vuole. Guarda quanto mi vuole. No, vuole lui. Seriamente. Vabbè. Probabilmente non avrei neanche potuto... Non ho neanche potuto fargli niente perché mi sembra che sia immune ai CC durante la terza skill. E che posso fare? Questo è il massimo, tieni. Speriamo che lo ammazzi. No, nessuno ci è andato, chiaramente. Troppo schifo una kill, mamma mia. Chiaramente l'evenienza che si verifichi un weave in mezzo al team avversario così è abbastanza bassa, quindi no, tu muori, senti. Non è possibile che vivi 400 volte di fila. Questa volta sei morto. Grazie mille. Perfetto. No. Be right back. Diciamo che devo stare nella right lane. Però se sono nella right lane, se stessi nella right lane a difendere, che cosa succederebbe? Che l'intero mio team va a suicidarsi nel team avversario, facendo ben poco. Quindi devo essere praticamente in right lane e contemporaneamente anche left e mid. E top, e jungle, bot, non lo so, fuori dalla mappa, sinistra, destra, qualcosa del genere. Perfetto. Oh no, te non ti fai, tu neanche, guarda se mi paghi. Devo dire che però il lifesteal in generale,
come meccanica del gioco è stata nerfata veramente tanto. Se non ve ne... Per chi non lo sapesse, tempo fa è stato fatto in una patch un cambiamento abbastanza cruciale per questa meccanica. Fondamentalmente, prima, anche se il nemico aveva 300 HP rimanenti e voi crittavate 500, riprendevate la vita su quei 500 che avete fatto e non sui 300 di vita rimanenti del nemico. Aveva poco senso perché effettivamente la vita del nemico totale che potevate prendere era 300. Però, ora questa cosa è stata cambiata, cioè funziona come dovrebbe funzionare o come non dovrebbe, perché... Ok, perfetto. Perfetto. Buono, buonissimo. Ma intanto abbiamo perso la partita. Se Baga non riesce a difendere, siamo seri? No, non possiamo perdere così, ti prego. Che sconfitta triste sarebbe. Almeno fightiamo fino all'ultimo. Anche se credo che Apollo, appena rispona, tiri la ulti e venga a ucciderci tutti. Qualcuno deve stare right, però, tipo Bagasura. Che la build. Che cos'è? Vabbè, lasciamo perdere. Diciamo che magari. Dai. Però non ti dovrei andare in melee. No, volevi, ora che faccia? Non se l'aspettava. Però, allora, se vuoi attaccare un tipo del genere, è inutile che ci vai con gli attacchi base normale. Vai, vacci con la terza attivata. Così gli fai true damage e Kosumi, e Raichu mi ammazza. Io non posso andargli vicino a ucciderlo perché sarebbe troppo rischioso, come potete immaginare. La mid è andata. Questa fight era completamente inutile. Non posso neanche, chiaramente, prendere nulla. Sono scordato di piazzare le ward, questo è vero, però. C'è, se stiamo difendendo, signore. Filo del nostro tempo. Mamma mia, quanto l'avevo difficile. Il Titan ha praticamente 2 HP. La Fenice dovrebbe rispawnare tra poco, però. E poco si intende minimo 2 minuti. Che è tanto. Ok. Dicevo, questa è la meccanica del... Questa meccanica è stata rimessa a posto, cioè ora se il nemico ha 300 HP e... ulti Apollo e kill... Sì, lo so che lo sta facendo... Ecco. Non è servito neanche ulti Apollo, ha semplicemente tirato la ulti tir e l'ha ucciso, perfetto. Va bene. Dicevo, questa meccanica è stata rimessa a posto, nel senso che se il nemico ha 300 HP e voi fate un danno, fate un crit di 500, ad esempio, il lifesteal che prenderete è il massimo sul 300, sui 300 HP che ha l'avversario. Chiaramente questa cosa rende molto più scarso il lifesteal, in particolare contro i minion. Prima un Mercury con Rage Deathbringer poteva tirare due attacchi base ad una arpia piccola e rifarsi tutti gli HP, mentre adesso, essendo che l'arpia piccola non ha sufficienti HP per ridargli tutta la vita a Mercury, dovrà attaccare anche un altro campo, per esempio. Così questo è un esempio molto pratico e basilare. Beh, vi ho mostrato Nith, veramente un AD carry fortissimo, molto, abbastanza facile da usare, in realtà non è molto complesso. Diciamo che è la versione più facile di Anur, questa è come la trovo io, perché la prima seconda di Anur, la prima di Anur è molto più difficile da posizionare bene, in particolare se dovete impalarci qualcuno sopra con la seconda. È una combo molto più complessa la prima seconda di Anur che la terza prima di Nith. Terza prima di Nith è veramente una cazzata, basta che il nemico... Ah, è vero che è molto facile da counterare, perché basta che il nemico stia attento alle sue circostanze e comunque stia il più lontano possibile, cerchi di evitare i whiff per terra. Però allo stesso tempo è vero anche che è ad area e ha un danno molto più elevato della combo di Anur. Detto questo, i due sono simili solo per la prima skill, alla fine il resto, per prima di Nith e seconda di Anur. Per il resto sono abbastanza differenti, ed è vero che Anur potrebbe fare un danno superiore grazie alla prima skill che gli dà un bonus del 20% sugli attacchi base. Però è anche vero che il danno di Nith è talmente più safe e più consistente che risulta, almeno a mio parere, essere una AD carry superiore. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo alla prossima, magari sperando anche con Pathskiller, e niente, ciao a tutti.